Salvatore Giuliano, che ti sei portato? Dimmi te. Da Brindisi. Mia figlia. Perfetto, eccola, basta. Là, Gaia. Va bene lì. Ciao. Sì, sì, ciao, la lasciamo lì. Parlami di quello che hai visto oggi in Basilicata. Con te ne abbiamo fatte tante in giro per l'Italia, sì, tra sì, sì, gonne di tutti i tipi. Come sono arrivato, scuola in, diciamo, a lavori già iniziati, e abbiamo visitato una scuola qui a Potenza e ho assistito e abbiamo fatto insieme per la prima volta, eravamo compagni di banco, un coder dojo. E sì, non lo dire perché non siamo stati brevissimi, non siamo stati. I bambini ci hanno stracciato oggi. Diciamo, ma questo era normale, proprio per questo credo che la scuola debba cambiare, proprio perché i bambini o comunque i nostri alunni hanno una creatività sorprendente. Molte volte le scuole invece tendono a limitare questa creatività, limitandola come? Rimanendo ancorati ai secoli che sono già passati. Senti Salvatore, tu in una scuola non proprio centralissima in Italia, che è il Maiorana di Brindisi, ti sei inventato una rivoluzione che si chiama Book in Progress, che poi, sì, alla quale hai aggregato centinaia di scuole in tutta Italia. Sì, esattamente. Come hai fatto? Come si fa e come si può fare? Quante scuole di Book in Progress hai in Basilicata? In Basilicata credo che ce ne siano tre, ma vedo anche un altro preside che era seduto lì, che alza la mano, che entrerà subito, e quindi abbiamo un bel numero di scuole. Come si fa? Come si fa? Con le solite 3P, passione, passione, passione. La scuola, come dicono tutti, io ci credo, deve essere al centro di una politica di sviluppo e di crescita di un paese. Si fa rimboccandosi le maniche e mettendo in al primo posto il proprio lavoro, la propria passione. La scuola può essere completamente differente e noi abbiamo fatto una piccola rivoluzione. Oggi sono circa 200 scuole in tutta Italia, in rete fra di loro. I contenuti... Servono tanti soldi per farlo? No, noi abbiamo iniziato con zero soldi, è un progetto che si autofinanzia, che è sostenibile e porta la tecnologia all'interno delle aule, modifica gli ambienti di apprendimento, che è la nuova sfida, è la vera sfida della scuola, quindi non solo la tecnologia che si serve, ma un progetto di utilizzo, i contenuti all'interno dei tablet, device, di qualunque modello e marca essi siano, ma soprattutto un ambiente diverso. Io dico sempre, lasciamela dire, tu l'avrai sentita 100 volte, ma mi piace molto, che se un nostro antenato tornasse in vita non riconoscerebbe Potenza, se ritornasse nella sua classe la troverebbe identica, non è cambiata proprio, quindi il solito nel frattempo però è cambiato il mondo. Chiudo, 30 secondi. E allora i ragazzi che ci piacciono apprendono, si informano, socializzano, condividono, vivono in maniera completamente diversa. E io lo noto da preside, le generazioni cambiano ogni 3-4 anni. E allora se la scuola non si perde in discussione, i miei tempi, non se ne viene fuori. Oggi bisogna prendere atto che oggi è diverso. Cogliamo questa diversità, facciamola diventare opportunità e avremo sicuramente un paese migliore. Grazie a tutti. Grazie, prof. Grazie.